La pineta di Ponente di Viareggio, passata al setaccio in una notte da polizia, carabinieri e guardia di finanza. I controlli straordinari interforze sono stati eseguiti nella serata di giovedì con l'obiettivo di stroncare il giro di spaccio che, nonostante i tanti sforzi fatti in tutti questi anni, continua ad essere presente. Nelle ore serali gli uomini del commissariato di Viareggio, supportati dall'anticrimine di Firenze, dai militari dell'arma e dalle fiamme gialle, hanno controllato palmo a palmo il parco cittadino con l'ausilio dei cani antidroga e la copertura aerea di un elicottero Roan della finanza di Livorno. Alla fine sono stati sequestrati, a carico di ignoti, 72 grammi di cocaina, 85 di hashish e 220 euro in banconote. I controlli, che in queste settimane si sono fatti più intensi in previsione della stagione estiva, si sono estesi anche al resto del comune di Viareggio e alle vicine Camaiore e Massarosa per contrastare i fenomeni di furti e rapine. Gli stessi controlli avevano portato giovedì mattina all'alba all'arresto di un extracomunitario intento a razziare l'incasso di alcune giostrine all'interno di un'edicola della passeggiata di Viareggio.